Bentornati, bentornati a Ore Latte e Menta e buon solstizio d'estate a tutti. Infatti oggi parleremo di Midsommar e di tutti i film horror thriller ambientati di giorno, proprio così. Quindi preparatevi perché sarà un puntatone di Ore Latte e Menta. Ma che dico latte e menta? Menta e latte, ecco, come un po' Lazio Greggio. Ok, allora, forza e coraggio, vi ricordo che Ore d'Orrore vi terrà compagnia con le live per tutta l'estate. Allora, facciamo entrare i nostri tre editor. Eccomi! E c'ho pure, oggi c'ho pure il latte e la menta, tiè! Non ci credo, non ci crederò mai, mai che c'è il latte, non ci credo. Ciao, e la Alice. Menta, toh, guarda qua, toh, latte e menta. Da Alice, ma dov'è il latte? Fai vedere. Ciao Franci. Ciao. Dov'è il latte? Oh. Ma... E la menta è quella che ho trovato in giardino e punto, ciao. Ma oggi mi ha stupito col latte, Alex. Scusate, sono rimasta un po' scioccata, vabbè. Skol! Skol, allora, ragazzi, come stavo dicendo, in apertura oggi parleremo... Buon solstizio d'estate a tutti. Oggi parleremo di Midsommar, che appunto tutta la trama, insomma, è proprio su questa festa, in qualche modo, chiamiamola festa, evento, giornata particolare, stagionale, insomma, fate astronomica, no? Perché no? E tutti i film esoterica. Ambientati... Stai zitto. Tutti i film ambientati di giorno, ok? Allora, prepariamoci. E partirei proprio da Alice. Allora, cara Alice, mi devi dire tutto, perché partiamo ovviamente con appunto il film simbolo, su Midsommar, un film che molti hanno amato, molti hanno odiato, hanno detto no, questo non è un horror, niente, però molti lo hanno amato e da molti è considerato un vero e proprio cult. Alice, tu come lo consideri? Ti premetto per dire che è un film che ho visto solamente 3-4 mesi fa, credo, verso Natale, perché era un film proprio che mi dicevano che era un po' pesante, quindi ho sempre un po' voluto tardare la visione, poi l'ho guardato. È un film che, allora, dal punto di vista, secondo me, tecnico, è girato veramente bene, ha queste bellissime, no, ambientazioni esterne, la luce naturale come aveva fatto Kubrick con Barry Lyndon, mi sembra, cioè per lo più luce naturale, forse solo all'inizio c'era luce artificiale, ci sono delle bellissime inquadrature, movimenti di macchina, però è un film che a me personalmente per il momento non mi ha invogliato nel rivederlo, perché la lunghezza io l'ho sentita parecchio. Poi, per quanto riguarda la recitazione, la trama, cioè per me è un bel film, però io l'ho trovato un pochino pesante, cioè è un film che magari potrei rivedere, ma sì, tra parecchi anni, no, non subito. Dicevi la lunghezza, 172 minuti, tagliato credo 148, insomma, una durata abbastanza ampia, abbastanza ampia. Francesco! Ecco qua, io vi stavo facendo vedere il Blu-ray in cui è inclusa anche la Director's Cut, che penso che non vedrò mai, sì, perché se Alice l'ha trovato un po' pesante, io l'ho trovato proprio un mattone. Un film che è praticamente un remake non dichiarato di The Wicker Man, ma The Wicker Man era decisamente superiore. Ari Aster, secondo me, è uno dei cineasti più sopravvalutati degli ultimi tempi, che anche Hereditary, per quanto lo ritenga superiore a quest'altro, non mi aveva entusiasmato per niente. Questi registi nuovi che abbiamo sono tutti registi che hanno la buona tecnica, le capacità, grazie al cosiddetto, hanno anche molti più mezzi di quelli che facevano i film 50 anni prima. Però non c'hanno, secondo me, la capacità di narrazione questi film, ma un po' tutto il genere horror di adesso è tirato per le lunghe
e che ti fa vedere poco e niente. I film horror che vedevamo prima duravano un'ora e mezza, e in un'ora e mezza vedevi 800 ammazzamenti, mostri, immagini, ma pure se erano d'atmosfera, comunque c'erano le situazioni che ti coinvolgevano. Adesso è tutto dialoghi, 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 aspetti, aspetti, non si sa che aspetti, perché poi quello che viene fuori dopo non ti fanno mai vedere niente, si vede poco e niente. Qui c'è qualche accenno di violenza, però su due ore e mezza di film un paio di scenette di violenza, insomma, siamo messi molto male. Mi guardo un cortometraggio. Infarto per quello che sto sentendo, ci dice Stephen King, Meme Ita. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Ah, allora, beh. Alex, a te è piaciuto? Io l'ho amato, l'ho già visto cinque volte, e più volte lo guardo, più l'ho amato. E se durasse un'ora in più, ve ne sarei pure grato. Oddio. No, mi diciamo che perché... io e te facciamo uso della droga di Midsommar, invece Francesco De Vanzini. No, è un film, a mio parere, logicamente, dopo di gusti colori, però è un film molto immersivo, nel senso che mi piace seguire le dinamiche della protagonista da come... Mi sentite bene? Sì, sì, ti sentiamo bene. No, allora sono faccio da drammatico. L'immersione della protagonista per arrivare in questo villaggio, e proprio anche tutta la cultura di questo villaggio, che magari logicamente nella realtà ha dei legami, anche se poi nel rituale è totalmente differente. Però è un film proprio, a mio parere, immersivo, perché mi medesimo così tanto nella protagonista che mi fa amare il viaggio che fa. E dunque per questo che l'ho già visto cinque volte, ed è un film, secondo me, di tanto di cappello, degli ultimi che è difficile vedere un film horror, chiamiamolo horror, più drammatico che horror, però un film che mi attira. Ecco, appunto, chiamiamolo drammatico. Luisa dice: a me è piaciuto, un capolavoro per me. Salutiamo anche Davide Pesca, che dice: concordo, però non ho capito se concorda con la linea ovviamente di Alice e di Francesco o con la linea di Alex, perché ovviamente concordo non si capisce. Scottorea 72, buonasera a tutti voi. Ciao. Alex, ciao Luisa. Quindi Luisa, vabbè, Luisa concorda con, insomma, con Alex. Alex, ma appunto ha sentito che Francesco dice drammatico, appunto è drammatico, non è un horror. Ma diciamo, secondo... dimmi. Che è un film che, a mio parere, logicamente, perché bisogna rispettare tutti i pareri, soprattutto se si parla di cinema, perché è come parlare di arte. Certo. Chi apprezza un'opera, chi apprezza un'altra, però alla fine ci interessiamo in generale dell'arte. È un film che crea, a mio parere, una tensione dall'inizio, già con dalle prime immagini, con il suicidio della sorella, che personalmente mette un'angoscia, e la stessa tipologia di morte e di angoscia che ha ricreato già Ari Aster con Ereditari, con la morte della sorella, sono morti che personalmente mi hanno preso lo stomaco. Da lì è tutta una crescente di tensione, non è basato un film basato sui jump scare, di conseguenza anche il fatto che si svolga a pieno giorno lo dimostra, ma è una, per me è stata una crescente tensione con un climax finale che mi ha soddisfatto. Però vedi, questo è bello, perché io ho provato le tue stesse sensazioni, Alex, no? È stato un crescendo, cioè invece a me mi ha preso sempre di più la storia man mano, nella lentezza, perché comunque non sì. È una cosa, ha ragione Francesco quando dice che c'è un crescendo. Mi sta guardando male Francesco, aspetta che mi sta... Però io, per esempio, a me è piaciuto moltissimo il film, come te, cioè noi abbiamo in qualche modo seguito, mentre Alice e Francesco hanno fatto cioè comunque fatica a vederlo tutto cioè dall'inizio fino alla fine, quindi è evidente che Ari Aster, e questo penso siamo tutti e quattro d'accordo, non è per tutti, a prescindere adesso nel bene o nel male. Voi siete fan di Occhiali Neri, però io ricorderei anche questo. Io non sono fan, per me è sufficiente il film, quindi dite sì. Che sono fan di Occhiali Neri. Sufficiente è già fan di Occhiali Neri, perché sufficiente Occhiali Neri è fan, per forza. No, è una bellissima commedia horror per me, Occhiali Neri. Cioè, dipende da come la classifichi, può essere una cosa o un'altra. E credo che Alice, anche tu l'avevi visto Occhiali Neri, non ti era completamente dispiaciuto, vero? Ne abbiamo parlato di te in privato, sbaglio? Sì, l'ho visto un paio di mesi fa.
Sì, cioè, secondo me non è un film privo di difetti, cioè, per esempio a me non è piaciuto per niente l'assassino, il finale, che l'ho trovato un po' troppo frettoloso, ma mancava di spessore, però se lo devo confrontare a Giallo, a Dracula 3D, insomma, qualcosa qua Che è quello che tra almeno l'altro ho salvo detto da... io. Ah, Quello che ho detto però io. su Giallo e Dracula 3D non c'era una poliziotta che dava il biglietto da visita alla cieca, che gli dice chiamami. Dai, su. Ma secondo me sono errori, secondo me sono errori che ha messo apposta, secondo me, per sottolineare la stupidità della gente, che chi lo sa, magari Scusate, chi l'ha fatto? Scusa. però le posso dire, a chi lo Francesco sa, l'avevo già magari arrivederci. raccontato. Ad una mia amica non vedente è successa la stessa identica cosa nella vita reale, veramente. Che quelli del La follettoio gli hanno poliziotta proprio forse è saperto che era amica. cieca. Sì, no, quelli del follettoio hanno proprio dato, gli hanno dato i bigliettini in mano a lei e avendo visto che era cieca, perché cioè, Ma la pastorella di loro lo sapevano che non c'aveva nessun altro, quindi nessuno poteva leggere il biglietto al di fuori della pastorella. no, però dico, no, siccome dici che è una cosa surreale, ti dico che occhio, attenzione, perché comunque voglio dire. Nella vita ne succede tutti i colori, cioè non è una cosa che non accade, ecco questo, cioè, io vorrei far passare un altro tipo di messaggio, che accade, Sembrano accade. proprio delle gaffe quasi brutte, sembrano proprio delle gaffe quasi nei confronti di chi ha, so, cecità o comunque magari degli handicap, non lo so, io l'ho vista così, poi se lui invece li ha messi Vabbè, c'è giocava pure Paolo gentilmente non lo so. Villaggio che tutti odiano, ma diceva delle cose che anche quelle erano vere, no? Quando tu vedi il cieco, se no si fidi ciecamente di me. Ma voi pensate che non è mai. Ma voi pensate che una frase del genere non è mai stata detta? Ah, ma sicuramente sarà stata detta. Sicuramente sarà stata detta. Occhialini sono quelli dello spettatore in sala. Alex Doctor ci dice ciao. E Ciao, insomma, andiamo avanti e continuiamo a parlare. Però adesso ci spostiamo verso i film che sono ambientati pressoché di giorno in qualche modo. E partiamo da un film di cui abbiamo anche altre volte parlato, parliamo di Tremors, soprattutto ovviamente del primo capitolo, chiaramente, perché c'è il deserto, c'è il sole, c'è tutto per questo grande cultone horror comedy degli anni 90, anzi proprio 1990, proprio è partito, ecco, Tremors, Tremors, Alex, questa volta partiamo da te. beh, Tremors or Temblores in castellano. È un action horror. Templores! Temblores, cari. Claro che sì, guapi. A ver. È un film horror, diciamo, un action horror, oserei dire, in quanto ci sono delle creature che vivono nel sottosuolo, in un deserto, e queste creature, risvegliandosi affamate di carne umana, attaccano un piccolo villaggio che lì nei dintorni. Qui abbiamo come protagonista Kevin Bacon, che diciamo è emblematico in questo film. Lo considero un gran bel horror. Anche questo si svolge durante l'arco del giorno, dunque le immagini, è un terrore a luce del sole, come Midsommar, come gli altri film che presenteremo più tardi, ed è un film che è diventato cult con gli anni, anche se poi alla fine strucca strucca non è che sia questo grande capolavoro, però è un bel action horror. Dunque lo consiglio. Gli altri capitoli, ho cercato di vedere il secondo, non sono riuscito ad arrivare alla fine. Qua ci sono sei film che non ho visto soltanto il primo varie volte Eh e gli no, io ho visto altri. fino a qua, per ora sono arrivata a me pare fino al quarto, no, fino a quello dove si torna indietro nel tempo, che ti Ah, fanno si proprio torna vedere i pure indietro nel randelli. tempo e allora devo No, 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 vederlo. indietro nel tempo ti fanno vedere proprio la cittadina, è vero, di Ah, Tremors, ma del tipo del 1700, 1800, ma non mi ricordo bene, perché l'ho visto una volta sola, ma mi dovrebbe hanno essere il legato il quarto. morto. Dovrebbe essere Eh? il quarto È il perché se non quarto, sbaglio era sicuro. ambientazione western con Billy Drago, mi sa, no? Sì, penso di sì, quello, però a me mi ha annoiato molto il quarto. Infatti, Ah. non, cioè, non è che Però lo mi ha ricordo sul incuriosito fisso. adesso, dicendomelo così, mi ha incuriosito, dunque No, magari darò uno è carino un po' farò uno sforzo. all'inizio, ma poi dopo lascia un po'. Boh, non è che mi ha proprio convinto, insomma. Quindi devo ancora vedere gli altri. Mi sono fermata al quarto e non sono più andata avanti. Finisci, Alex. Ho finito. Hai finito? Ma il latte l'hai Sì. finito? Il latte l'hai finito? E sì che l'ho finito. E anche la me hanno Ah. la menta. Va bene, va bene. Veramente Allora, Francesco, vai.
Allora, io Tremors mi ricordo quando è uscito al cinema, che era nell'estate del 90, credo che sia uscito a settembre però il film, se non era settembre era fine agosto, me lo ricordo perché mi ricordo i trailer che passavano in estate dei film horror che uscivano, e poi all'epoca aprivo il Messaggero per vedere tutte le locandine e ci trovavo tanti film di cui non vedevo il trailer in TV, probabilmente non sarà neanche mai passato, tipo DNA Formula Letale, La Casa 5 di Fragasso, Alterazione Genetica, c'era un sacco di film che vidi ma che non vidi appunto il trailer in TV. Mi ricordo questo Tremors che non si riusciva a capire dal trailer se era una commedia o se era un film horror, perché poi c'era come colonna sonora nel trailer Wall of Lotta Shaking Going On di Jerry Lee Lewis, che era un pezzo rock anni 50 movimentato, e c'erano questi con questa terra che s'alzava, che correvano. Il film, devo dire, io lo vidi poi all'epoca appunto però in videocassetta, non al cinema, e non mi ha mai entusiasmato particolarmente come film, ma già all'epoca, ma perché appunto non era un horror puro, alla fine non si capiva, era un po' un film d'azione, ritengo comunque che non sia un brutto film, un film divertente, secondo me passabile, è diventato cult diciamo un po' in maniera sopravvalutata, però effettivamente con tutto quello che diventa cult, Tremors è uno dei pochi che forse se lo merita. Però allora è molto interessante secondo me, Francesco, vedere pure che molti film, non so se tu sei d'accordo, diventano cult non tanto per, ovviamente per la sceneggiatura, ma perché creano dei mostri che poi diventano cult e quindi fanno diventare cult direttamente anche il film. Come tra l'altro, Tremors è stato poi emulato da Fabrizio Laurenti, che ha fatto Contamination Point 7, che purtroppo non abbiamo mai visto, si trova qua e là un po' in inglese così, e in cui c'erano queste radici di alberi che facevano il verso dei Tremors praticamente, prodotto se non sbaglio da Gio D'Amato il film. Fantastico. Come si chiama questo film, scusami Francesco? Se non sbaglio Contamination 7 o Contamination Point 7. Ah, ok. Anche un altro titolo, a parte è conosciuto se non sbaglio anche come Troll 3, da qualche parte. Dai, ce la facciamo più con Troll. Poi Troll 3 addirittura. Allora, non vedo più Alice. Allora, aspetta che Alice ti faccio rientrare perché è stata... Sì, è la connessione, la facciamo rientrare così ci dice anche la sua su Tremors. Tanto sto bevendo tè con latte e menta. Ah no, pensavo che mi dovessi dire qualcosa su Tremors. No, no. Allora, ecco qua, facciamola rientrare, la rinvito. Io con Tremors sono arrivato al quinto, ma sinceramente non me ne ricordo neanche uno. Mi ricordo solo che sui capitoli successivi c'hanno anche le zampe, corrono, ci sono diversi esemplari e volano sì, anche. Si evolvono, volano, scureggiano, sì. Scureggiano pure, fanno pure anche le scuregge di fuoco. Sì, vero. Esatto. Ah, ma che bel blu! Ma che bel blu sulle pareti! Sì, perché ho voluto fare la camera sull'inferno, richiamarsi i colori d'inferno. Allora, dici la tua su Tremors, Alice, che sono curiosa. Allora, Tremors, io ho visto solo il primo. Il primo. Gli altri, sì, li ho sempre un po' così, anche un po' snobbati, se vogliamo. Però per me il primo è un film che ha un fascino, cioè nel suo essere un film veramente semplice, cioè non è un film di grandissimo spessore, però io da piccola ero vietata anche da questi vermoni carnivori, infatti avevo sempre un po', cioè l'ho sempre guardato a pezzi, poi insomma una volta più cresciuta l'ho guardato tutto, ho capito, sì, non è un film che fa così tanta paura, è un mix, come secondo me horror, comedy, action, anche ci sono dei momenti anche un pochino trash, se vogliamo, che ricordano anche forse un po' i B-movie. Però a parte che è un film che rappresenta, secondo me, proprio il concetto di canicola, che l'ambientazione proprio, cioè a me solo a vederlo mi viene proprio caldo. È vero, anche uguale. Da sputare proprio a litrate. E poi è un modo anche per ricordare il compianto Fred Wolf, che fa parte del cast, un attore per me bravissimo, che ha spaziato molto nei generi, Kevin Bacon, questo film che per me è iconico proprio. Niente, ci sono dei problemi
Alice, aspetta, aspetta, vediamo un po' se torna la linea. Ci sono dei problemi, gira, vedi, Alice gira. Ciao Marcus. Tanto. Allora, ciao Marcus, allora, facciamo di nuovo uscire. Eccola. Aspetta. No. Aspetta Alice che ti faccio rientrare, ferma là. Perché volevo sentire, oggi ci sono problemi. Ciao Letizia. Ciao Letizia. Ciao Letizia. Lorenzo. Allora. Ciao. Allora, ciao, ciao camminista. Ecco. Ciao Lorenzo. Ciao camminista. Vai, vai, Alice, vai, Alice, continua. Spero bene, ma io prima vedevo Rising, che con la rotellina che girava, poi Rising si è sistemato. E no, deve essere... ma la rotellina mi gira sempre. Vai, 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 vai Alice, vai. Sì, volevo concludere dicendo che è un film che secondo me intrattiene, spaventa al punto giusto, e in certi momenti diverte, quindi secondo me è un film che va bene un po' per tutti. E nella sua semplicità per me resta un film quasi iconico, cioè proprio un film che io ho sempre guardato volentieri. Non lo vedo un film, non so, invecchiato male per come la vedo io. E quindi sì, l'unica cosa è che quando lo vedo mi fa venire un caldo pazzesco proprio da... Uguale, ti si secca la bocca, vuoi bere acqua, è vero? Quando vedi... Sì, sì, attaccarsi alla bottiglia. Ciao, ciao Fabrizio, ciao Brutal Papers, con i tuoi problemi di cervicale, Fabrizio. Io ti posso capire, non andare più a casa di Alex che c'è l'umidità con quella piscina. Ma come? Poi, Alice... Buonasera da ragazzuoli, ci dice Letizia, Alice in Buffering, Alice Drinking Meme. Ciao Alice, dice Pinne Leonora. Perfetto. Allora Alice, ripartiamo proprio da te. A Quiet Place, un posto tranquillo, beh mica tanto, insomma, per la fuga, Alice. Mica tanto, ma tranquillo mica tanto, vai. Allora, anche questo è un film, secondo me, che cioè, o ti piace o non ti piace. Già partiamo dall'idea di base che è un film non parlato. Ci sono solo rumori, parole sospirate, scricchiolino, non c'è altro, quindi già da lì se uno ha la palpebra che cade facilmente che può piacere. Poi cosa c'è da dire? Allora, io di questo film ho apprezzato di più forse la seconda parte. La prima parte ricordo che mi aveva fatto calare la palpebra, mi stavo addormentando davanti allo schermo, proprio, cioè, malgrado l'idea fosse carina di dover evitare, no, i rumori, perché altrimenti queste strane creature aliene si svegliano, li uccidono, mi faceva geniale, però la prima parte è un po' così, un po' due palle. L'hai visto altre volte o solamente una volta, Alice? No, l'ho visto solo una volta, e poi ho visto anche il 2, addirittura anche io ho fatto fatica, eccetera. Io ho preferito il primo, però sì, io non lo vedo un capolavoro, cioè io apprezzo l'idea che per me è originale, però deve piacere. Adesso l'ultima parte mi è piaciuta di più perché l'ho trovata un pochino più stimolante, quando lei deve difendere i figli dopo che il marito muore, e quindi l'ho trovata un più di tensione, però sì, è un film che deve piacere. Ed è un film poi che la seconda parte mi sembra quasi tutta ambientata di notte, invece la prima di giorno, la seconda di notte, quindi si fa anche un po' fatica anche per quello. Però, cioè, l'intento io lo premio, però cioè, è un film che non è per tutti, secondo me. Quindi ci sta che uno mi venga a dire mi ha annoiato. Assolutamente, Marco ci dice, secondo me è meglio il secondo capitolo che il primo, dove si vede la vena d'arte, invece ci dice Marco Gasparetti. Francesco? Ah, io assolutamente ho preferito il primo, il secondo lo ritengo appena sufficiente, è praticamente un remake del primo, in cui i mostri si vedono un po' di più, perché tanto ormai li hanno svelati nel primo. Invece la forza del primo film, secondo me, sta proprio nel fatto che dovendo essere tutto quanto senza che i protagonisti parlino,
e scogita intelligentemente delle trovate per tenere lo spettatore in tensione e per spaventarlo al momento giusto. E non è cosa semplice, perché comunque quando non hai a disposizione i protagonisti che parlano, ovviamente la narrazione diventa, rischia di diventare più noiosa. Invece in realtà lui viene benissimo, perché comunque ci immerge in questa situazione insieme a quella ristretta manciata della famiglia protagonista, e in questo posto desolato dove non si può mai parlare, non si può dire nulla, è tutto ambientato nel silenzio, con questa paura che prima o poi da qualche parte escano questi mostri. Raramente ricorre al banale uso del sonoro, come avviene un po' in tutto il cinema horror adesso con i jump scare, e ti tiene appunto in tensione nella giusta maniera. Ci sono sequenze secondo me magistrali, come quella del silos pieno di mais dove loro stanno dentro. E, film certo, guarda un pochino sicuramente a Signs di Shyamalan e a Ten Cloverfield Lane. Io lo ritengo superiore a Ten Cloverfield Lane, e tra l'altro il look dei mostri mi piace molto, sono un po' un incrocio tra lo xenomorfo di Alien e il demone di Pumpkinhead, se vogliamo. Però ecco, è un film che degli horror degli ultimi anni è stato sicuramente uno dei più interessanti, secondo me. Non lo ritengo un capolavoro, però un buon film horror, molto meglio di tanti altri. Perché che invece potrebbe diventare un capolavoro tra 15, 20, 30 anni? Ma ormai si tende a far diventare capolavoro un po' tutto, sincero. Io penso che ormai è difficile che un film adesso, ma anche degli ultimi 10 anni, possa diventare un capolavoro. Uno dei pochi che secondo me lo diventerà è quella casa nel bosco. Secondo me già lo è, già un super cult, già un classico, secondo me diventerà un capolavoro. Degli altri sinceramente è quasi tutto un rifacimento, remake, non c'è un'idea nuova, compreso questo film di nuovo c'ha la struttura, il fatto che appunto loro non possono parlare, però ne abbiamo visti un miliardo di film con la famiglia assediata dagli alieni che non si devono far sentire. Questo secondo me sicuramente è già un cult. È comunque sicuramente un ottimo esempio di cinema horror, quello sì. Poi se diventerà un capolavoro lo vedremo. Lo scopriremo strada viva. Dimmi Alice, volevi dire qualcosa? No, che io ho proprio visto qualche sera fa per la prima volta quella casa nel bosco e sono d'accordo con Francesco. È un film che mi ha proprio sorpresa. Cioè, pensavo fosse un po' stupidata, invece mi è piaciuto. Seconda parte forse di meno, la prima con questo colpo di scena che vabbè, non spoilerò perché se qualcuno non l'ha visto, però mi è piaciuto, quindi sono d'accordo con lui. Bene, Alex, A Quiet Place. Beh, intanto toccate fuga, secondo me la casa in fondo al bosco, nel bosco è sopravvalutato. Punto, perché non ci trovo questa grande cosa e non penso che arriverà mai a essere un capolavoro. Neanche questo A Quiet Place penso che sarà mai un capolavoro. Lo considero un horror, un B-movie dei giorni nostri, nel senso dei film... Addirittura B-movie? Dei giorni nostri, però, nel senso sono quei filmetti Comunque, che voglio dire, B-movie non significa un brutto film, cioè ricordiamoci questo. Per parte dei film belli sono B-movie, secondo me. Anzi, quelli di serie A, secondo me, sono delle vaccate colossali. Ciao, ciao Alessio Nico. Quindi lo considero un B-movie, nel senso che sono quei filmetti che passano un po' in sordina, o magari secondo me, secondo i miei gusti, li vedo senza che mi lascino niente in fondo. Sono film simpatici da vedere una domenica pomeriggio quando non si sa cosa fare, senza troppe pretensioni e senza troppo pensare. Dunque per questo lo considero un B-movie, in quanto più di tanto cosa vuoi che ti racconta. Sì, effettivamente ci sono delle scene che sono molto carine, dopo la veridicità di queste scene la metto un po' in discussione, perché una donna che partorisce in silenzio la vedo una cosa assolutamente ridicola, neanche nello spazio per dire. Dunque è un film grazioso, divertente, nulla di più. E ora abbiamo parlato di tre film, diciamo, moderni, in qualche modo, dell'epoca un po' più moderna, insomma, che vanno dagli anni 90 in poi, diciamo. Adesso parliamo di tre cultoni, che se ne vogliono dire, cioè chi piacerà, cioè, perché io ho sentito sul gruppo di Rodolore che questi film non sono nemmeno piaciuti a molti, e quindi, come vedete, i gusti sono veramente gusti. Letizia ci dice quella casa nel bosco molto bella, mi aveva sorpreso nella prima visione, l'ho rivisto diverse volte, volentieri. Parliamo di Zombie
di Giorgio Romero in compagnia di Dario Argento, che sempre in compagnia, 1978, e beh, è zombie Alex. Allora, qui si parla di un gruppo di persone che scappano da una situazione dove i morti sono ritornati in vita e scappano tramite un elicottero. Dunque il film, diciamo, la particolarità è che non è che un film... Sto rispondendo a Letizia, l'avrai pure tu, l'avrà pure Francesco, fateci produrre. Tanto già mi devo scusare con Alicia, che io l'ho data tipo 4 mesi dopo che mi aveva già dato la prima volta l'indirizzo, perché sono stata incasinata da morire, però alla fine ce l'ho fatta, cacchio. Che sono veramente stata incasinata da morire, e quindi chiedo scuse e bene a tutti quanti. Vai Alex. Ok, è un film che considero un film intermezzo, potrebbe essere perfettamente una seconda parte di una trilogia, in quanto l'inizio ci sono i protagonisti che scappano con un elicottero, si fermano appunto in un supermercato, e dove avviene tutta quanta la vicenda, e dopo XXXX e si riscappa con l'elicottero. Di conseguenza, secondo me, potrebbe essere perfettamente un Padrino parte 2, per intenderci, la parte di mezzo. A parte questo, è un film che ho rivalutato con gli anni, in quanto mi impressionava molto da bambino, poi l'ho trovato un po' sul noiosetto pure, e ultimamente, l'estate scorsa, l'ho rivisto e mi ha riconquistato. Dunque è un film che ce l'ho un poco polemico nei miei confronti. Per quanto riguarda la colonna sonora, è meravigliosa, cioè mi piace tantissimo, spesso l'ascolto in macchina anche per andare al lavoro. È un classico, comunque. Vedete, a differenza anche di Tremor, questo lo vedo, anche se magari il giorno d'oggi potrebbero essere ridicoli certi effetti speciali, certi make-up, a differenza di Tremor è un film serio, mentre Tremor non è un film serio, è una commedia. Temblores. Ma come te, che sei spagnolo, ti dimentichi la S. Vai. Zombie. Dunque, questo si è diventato cult, anche questo, sebbene non lo sento molto nominare. Non so, non noto, però magari personalmente non noto questo grande entusiasmo per questo film, seppure che... No. O magari è il mio concetto nei suoi confronti. No, che però ti posso dire quello che dice Alex. Non è... Ci sono molti che hanno criticato, sai, sul gruppo di orrore di Facebook. Molte volte Zombie del 78 è stato pubblicato tantissime volte, ovviamente da chi l'ha ammirato. E sotto, però, molto spesso nei commenti trovo almeno 3-4 commenti, su anche 50-60 commenti. Quindi sono pochi, però quei 5-6 commenti veramente hanno disprezzato il film, che dicono che è l'abominio dei film horror. Ora, andare a vedere l'età di queste persone, non vado proprio per una questione di... Vabbè, sono quelli che dicono che Walking Dead è la cosa più bella fatta sugli zombie, è tanto semplice. Non è che c'è tanto da stare a spiegare. Però, insomma, quello che dice Alex, che lo stava dicendo in maniera proprio soft, ma sì, molti l'hanno proprio criticato, diciamo, addirittura... O, se non ricordo male, era proprio su Zoom, ha detto un film dozzinale, proprio usato questa terminologia, un film dozzinale, lo so, però è meglio dire tutte le cose, che così, insomma, almeno non nascondiamo questi abomini che si sentono, questi abomini scritti che si sentono, però ahimè si è arrivati a dire che l'esorcismo, noi sappiamo, senza criticare nessuno, io e Alex sappiamo di persone che hanno... che odiano l'esorcista, proprio lo rifiutano completamente, quindi può succedere veramente qualsiasi cosa. Mi sembra che ci sia qualcuno anche che odi Shining, giusto? Beh, è differente. Ah. Però Francesco non ha mai negato che sia un film cult. Ma io io Shining non lo odio, lo ritengo un film sopravvalutato, ma non lo odio, secondo me è un buon horror.
però non è un eccellente horror, come dico, tutto qua. Invece molti rinnegano completamente proprio il film dicendo no, no, non può essere assolutamente un capolavoro, assolutamente non può essere un cult, assolutamente da dimenticare, dozzinale, non è un po' esagerato, però va bene così. Quindi Alex, concludas. Che hai concluito? Hai concluito? Che chiede che ti dica? Bonita, che bonita che eri. Perché? Perché? Vai Alice, a te. Zombie, io invece tempo fa in un post l'avevo messo nella mia top 10 di modi preferiti. È vero, è vero. Per me è un cult. Cioè io solo la scena iniziale dello studio televisivo che c'è questo casino che non si capisce cosa succede, mi viene l'ansia. Ed è uno dei film poi non sono più riuscita a rivedere proprio perché mi aveva fatto non solo paura, ma proprio mi aveva, non so, angoscia, perché io mi medesimavo, no, in loro, questo magazzino, e dicevo, oddio, adesso cosa succede, cosa fanno, cioè, proprio un film che mi teneva sulle spine. La colonna sonora dei Goblin per me è una delle più belle mai fatte. Quella dei titoli di testa poi è proprio lugubre, proprio ti fa proprio presagire qualcosa di nefasto, secondo me, qualcosa anche di apocalittico, se vogliamo. E poi è un film anche di grande spessore, perché comunque, insomma, bene o male tutti lo sappiamo che Romero in realtà voleva fare proprio questa critica, no, al consumismo, alle persone completamente lobotomizzate, no, dagli acquisti, non a caso l'ambiente in questo grandissimo centro commerciale. E poi c'è la scena, quella calda, quella dell'ascensore, secondo me una delle più terrificanti l'hai fatto, cioè io la prima volta che l'ho vista proprio quasi non me la faccio sotto per essere contenuta con i termini. Quindi per me anche Zombie è uno di quei film che non invecchia, cioè io più lo vedo tutto non riesco mai a vederlo perché proprio mi fa paura. Però stasera avevo visto un po' l'inizio, anche quando vanno a fare l'irruzione nei condomini, no, che ci sono questi sudamericani che fanno i rituali. Tutta quella scena per me è spettacolare, con questo morso sulla spalla, per me è un film che non invecchierà mai, cioè magari potrà, sì, magari gli effetti magari non erano eccellenti, però vabbè, che gli vuoi dire, per me è un calcio. Conta poi il significato e il contenuto, molto importante. Adesso sentiamo Francesco e poi leggiamo tutti i commenti. Franci. Allora, innanzitutto volevo ricordarvi che la colonna sonora che sentiamo noi è quella voluta da Dario Argento per l'edizione italiana, perché in realtà poi il film non era stato fatto con le musiche dei Goblin, quindi è un'altra colonna sonora. Poi precisiamo una cosa, che i tre film di cui stiamo parlando ora, a partire da Zombie, non sono tre cult, sono tre capolavori, sono tre classici, perché un conto è un cult, un conto è un classico, stiamo parlando di tre prototipi, cioè un cult può essere anche un film che imita altri film, ma che lo fa in maniera da diventare cult e quindi da rimanere nella storia, come ci sono stati tanti gialli italiani nostri, tutti sulla scia di Argento, sono tutti cult, però nessuno è capolavoro, tranne rare eccezioni. Nel caso di questi tre film stiamo parlando di tre capolavori, perché sono tre prototipi. Zombie, diciamo, in tandem con La notte dei morti viventi, che io sinceramente preferisco a Zombie come film, però Zombie è un'altra vetta irraggiungibile. Poi ricordiamoci anche del fatto che Romero è l'unico che non faceva film sui morti viventi, ma faceva film con i morti viventi per parlare dell'umanità, ed è l'unico che ha spiegato in ogni suo film un aspetto del morto vivente, cosa che nessun altro fa. Negli altri film gli zombie sono semplicemente gente che o resuscita o si prende un virus e attacca altre persone, a volte non capisci neanche se le mangiano o no, li vedi solo che sghignazzano, graffiano, mozzicano e non si sa che ci fanno con i corpi della gente. Romero invece stesso in questo film tra l'altro spiega, e questa cosa io l'avevo detta anche in un intervento nelle dirette che avete fatto con Pulici, ma lui smentiva, ma in realtà lo dice proprio Romero nel film, che non possiamo considerare gli zombie dei cannibali perché loro si cibano di carne viva e non della morta che è la loro. Quindi praticamente vanno in cerca, non si mangiano tra di loro, ma mangiano gli esseri umani. E comunque per il resto avete già detto un po' tutto.
è una critica al consumismo ancora più accentuata rispetto al film precedente, perché già nella Notte dei Morti Viventi c'era questa critica, qui è accentuata ancora di più dal fatto che loro si rinchiudono nel mall, nel centro commerciale, e anziché pensare a salvarsi dagli zombie pensano a come fare spesa gratis, agli affari loro. C'è un eroe nero anche qui, come nella Notte dei Morti Viventi, è una cosa impensabile per l'America razzista avere un eroe nero, e il film ha un ritmo frenetico, almeno nella versione italiana, quella curata d'Argento. Poi la director's cut c'ha qualche minuto di più, c'ha qualche lungaggine troppo, c'ha una colonna sonora meno incisiva, però comunque voglio dire... È una pietra miliare che non si tocca. E poi ci sono gli effetti speciali di Tom Savini, eccezionali. Sfiderei tutti quelli che dicono che Zombie è un brutto film, perché si guardano i film di zombie adesso fatti in digitale con gli zombie che corrono, che sono una cosa inguardabile. Sfiderei loro a fare un film nel 78 con gli effetti di cui poteva godere Tom Savini e fare un trucco così eccellente che ancora oggi, a quasi 50 anni, funziona alla grande. Quindi voglio dire, è un film che non va toccato. Se devo dire della trilogia originale di Romero, quello che mi ha entusiasmato sempre meno, anche se è un buon film, è Il giorno degli zombie, che invece è tanti lo considerano il migliore dei tre. Allora, intanto due per noi, Gianroberico e Tazze, fanno di moda. Ste Tazze, ormai Stephen King, capolavoro che racconta Stefano. Quanto siamo lobotomizzati. Luisa, bellissimo, ci dice L'esorcista è il mio film horror preferito. Brutal Papers ci dice Zombie, grande atmosfera e tensione, è bello sempre per me. C'è una foto di un negozio americano durante il Black Friday, una scena di zombie è esattamente uguale, ci dice Stephen King e Mameita. Ciao Pasusu. Bene. Pasusu è entrato. Allora parliamo, non poteva mancare Alfred Hitchcock, non poteva mancare il film Gli uccelli, The Birds. Francesco, ripartiamo proprio da te. Gli uccelli. Vabbè, su questo sarò velocissimo, è inutile stare a parlare, ci mancherebbe pure che qualcuno adesso arriva e dice: ah, oh, è un brutto film. È un film del 63 che parla della ribellione senza motivo dei volatili sull'umanità, e abbiamo una situazione d'assedio con persone che appunto si rifugiano, da cui probabilmente Romero ha tinto anche un pochino per la sua situazione d'assedio nella Notte dei Morti Viventi. È un capolavoro, non è il primo film di animali assassini della storia, ma è sicuramente quello che ha influenzato tutto il genere cosiddetto Ecovengeance, in cui ci sono gli animali che uccidono. E, vabbè, è difficile che Hitchcock faccia un film che non sia un capolavoro, insomma, cioè, c'è da dire questo. Era così perfezionista, così, diciamo, secondo me, poi, sotto un certo aspetto, era anche visionario lui. Tutti lo molto vedono... visionario, cioè, il cinema che è venuto dopo, praticamente, se la scena della doccia del Psycho è rimasta, un qualcosa significa, è visionarissima quella scena, quindi voglio dire, ma poi era un regista anche molto coraggioso, perché ecco, già nel 60 aveva fatto questa scena della doccia, con accenni di splatter, ancora non c'era l'esplosione dello splatter, e poi esploso nel 63 dopo Blood Feast, che è stato proprio il primo, ma anche in questo, se vogliamo, è un film del 63. Vogliamo ricordare che soprattutto in quegli anni, negli anni 50, negli anni 60 soprattutto, però poi per un regista era molto complicato, era molto più difficile rispetto ad un regista di oggi o comunque dell'epoca moderna, perché quando volevano fare determinate azioni un po' più violente, un po' più sadiche, noi le facevano fare. No, era impossibile, beh, il pubblico era anche abituato, però ecco, anche in questo qui, se ricordate, ci sono delle immagini tipo il cadavere con gli occhi fuori dalle orbite, che è un'immagine che per il 63, proprio in un cinema mainstream come questo, penso che era molto forte. Adesso la vediamo ovunque, ma è una cosa che ancora adesso si vede soprattutto nei B-movie, non la vedi mai in un film di questo calibro. Lui invece l'ha fatta in questo. E poi la cosa più... la trovata forse geniale, ancora la più geniale della trovata del film, sta proprio nel fatto che non viene spiegato per quale motivo gli uccelli si ribellano all'umanità, e quindi è una cosa che mette ancora più paura, perché poi tutti gli altri film che hanno fatto dopo l'hanno sempre giocata un po' sull'inquinamento, radiazioni nucleari, esperimenti di laboratorio, invece lui ha preso, dice, una mattina ti svegli, gli uccelli ti si rivoltano contro e ti aggrediscono. E comunque, è ecco, bello, dico, quel punto interrogativo che rimane alla fine, e quell'immagine finale che un po' sembra quasi che... Ovviamente non ha ripreso Fulci dell'aldilà, questo finale quasi a quadro, però è bellissimo quell'immagine degli uccelli con questo cielo, cioè è fantastico, a quadro, no Franci?
Sì, sì. Alex. Beh, anche qui è un gran classico con di Hitchcock, si dice sì. In romano Hitchcock. No, romano è Hitchcock, eccolo. E un cult che è da tanti anni che non lo rivedo, però tutte le altre volte che l'ho rivisto è sempre stato piacevole. Dunque considero che sia un film evergreen, dunque sempre verde, seppur datato, però non per questo è un film che è da sottovalutare. Anzi, assieme a Psycho li avevo mostrati a degli amici che disdegnavano il cinema in bianco e nero. E vedendo, mi sembra però che c'è una, l'hanno ricolorato, no, gli uccelli, però l'originale, no, gli uccelli a colori, però gli uccelli è sempre stato a colori. Non l'hanno ricolorato, colori. E allora mi sono confuso con Psycho, però sono di quei film classici che avevo riproposto a degli amici che disdegnavano film di una certa data, e grazie a questi film sono riusciti a rivalutare questo cinema, di conseguenza, come ho detto prima, considero che sia un film evergreen, dunque sempre verde e sempre attuale. E tra l'altro è protagonista assoluta, Gennaio ha compiuto 92 anni, tipi Edra mitica, 92 anni, e vai, sei più bella di tua figlia, ti ho detto tutto. E pure di tuo nipote. Da quello ci vuole poco. Eh? Di quello ci vuole poco. Da nipote o tutte e due insieme? No, dico, per essere più bella da nipote ci vuole poco. La voglio che tu hai il film, la trilogia, quindi figurati. Allora. Proprio scialba, al di là del fatto dei 50 sfumature. 50 sfumature di tippi noi vogliamo, vero Francesco? 50 sfumature di tippi. La nostra tippi. Allora, la nostra Alice Edren. Vai Alice. Magari. Magari. È meravigliosa. Sally è in assoluto il mio film preferito di Hitchcock, se la gioca con Psycho, proprio per me è il podio. Come diceva Francesco, un film sicuramente avanti per il tema, per certe scene, come ad esempio quella del contadino a cui vengono cavati gli occhi, e poi un film secondo me più ansiogeni mai fatti, proprio con questi stormi che arrivano e non sai quando arrivano, non te l'aspetti. E poi vorrei sottolineare che gran parte degli uccelli erano veri, cioè la scena finale della soffitta con tutte pietre che viene aggredita, mi pare da, cos'erano, gabbiani, cioè erano veri, li avevano lanciati addosso. E che fu rimasta ferita veramente, lei raccontò, l'ha raccontato più volte, di quella scena che è stata veramente un patibolo per lei, un patibolo. È finita anche in una clinica, perché si era anche un po' esaurita facendo questo film. Poi è un film estremamente claustrofobico, perché anche se alcune scene sono ambientate nell'esterno, come quella della scuola, o quando corrono fuori per la strada che arrivano improvvisamente i gabbiani, ti dà comunque un senso di claustrofobia, perché ci sono tutti questi uccelli che ti fanno finire come te in gabbia. E poi, come diceva Francesco, è vero, non è mai spiegato il motivo del perché diventano così, anche se negli anni si sono fatte tantissime interpretazioni. Dicevano che era lei, che non si capiva per quale motivo. Una volta che arriva a Bodega Bay, fa impazzire tutti gli uccelli, però... Cioè, io non sono mai visto... Vede che è una strafiga se gli uccelli impazziscono per lei. No, uno. Molti. No, vorrei aggiungere che anche la particolarità di questo film è che gli uccelli attaccano tutti. Indifferentemente da bianco, sì, nero, uomo, bambino, donna, dunque, e questa è una cosa anche che affascina, nel senso che sotto l'occhio dell'uccello non siamo tutti uguali. Sì, certo, vorremmo che molti non che tutti noi non fossimo uguali, ma comunque fra un messaggio per Alex, Francesco e Alice: ho comprato 4 biglietti solo andata per Bodega Bay.
grazie. Va bene, tutti e quattro. A me però gli uccelli non mi interessano, mi dispiace. Ma con quelli che volano? No, no, nessuno. Ah, non ti piace il merlo, la passera, non manco, nemmeno la passera? Ma lì se ne può parlare. Un arrosto di passera lì va buono a tutti. Parliamo, no? la passera, no. Sempre così. Pensate sempre che io penso a quella cosa là, non è vero. Allora, salutiamo Pasusu, buonasera a tutti, Zombie Eterno. Ciao, produzione Cine TV. Ho avuto la fortuna di vederlo sul grande schermo, ci dice Stephen King. Ah, Brutal Papers, gli uccelli di Hitchcock, un capolavoro della tensione claustrofobica che genera paura per l'assurdità della situazione. Hitchcock scava nelle paure ancestrale, magistrale. Il film, ci dice Davide, mi mancano tanti film di Hitchcock, tra questi purtroppo anche gli uccelli. Aia, non puoi, no, assolutamente devi recuperare. Finché non è Zedder, va bene. Assolutamente, fai bene a dircelo, ma lo devi assolutamente recuperare. Alice, volevi dire esistono belle edizioni tipo questa in Blu-ray, va visto per forza così. Bellissima, sì. Concludo poi dicendo che questo film non è una colonna sonora, ma solo esclusivamente i versi, gli svolazzamenti di questi uccelli. Poi la scena finale per me, cioè, è una delle più... La musichetta scolastica che è stata poi ripresa da un altro pezzo. Avrei voluto far saltare quella scuola in aria, io avrei voluto farla saltare. Adesso perlomeno mi si è aperto un attimo la mente, perché sono rimasto prima mezz'ora a cercare lo Spacharos e Psicosis. E non li trovavo, adesso so perché non li trovavo, perché mi ha illuminato un attimo Francesco, perché ce l'ho in VHS e non ce l'ho in DVD. Ecco. E allora qua devo fare una parte. Allora ragazzi, come sapete, a me dall'ultima diretta mi hanno rimesso il tempo, cioè a me all'ora. No, speriamo che oggi non sia. Parliamo subito immediatamente dello squalo, questa volta partiamo da Alice. Ieri credo che è stato proprio l'anniversario. Proprio ieri, giusto, se non ero, dello squalo, abbiamo dedicato l'altro ieri abbiamo dedicato delle storie. Alice, Anche lo squalo, altro grandissimo ciccone che non può mancare nelle programmazioni estive, secondo me, nei festi estivi, ma soprattutto un film che paradossalmente ti fa passare la voglia di andare a fare il bagno, almeno io da piccola, dopo averlo visto, terrore proprio di andare al mare, di andare a fare il bagno, perché ero rimasta tanto impressionata dal film. Quelle tre notte della colonna sonora tu pensi allo squalo, pensi subito a quelle tre notti lì che si tratta a far parte della storia delle colonne sonore. È un altro classicone, anche un film che per me non invecchia mai, cioè io più guardo più provo la stessa ansia, la stessa paura che percepivo quando lo vedevo da bambina, quindi per me è un film che rappresenta appieno l'estate, però paradossalmente ti fa passare la voglia di andare in vacanza, perché è veramente, poi io l'ho sempre trovato realistico come film, magari di passare degli anni cambia idea, dice ma no, si vede che è finto, però io lo sempre molto realistico, perché comunque si sente spesso di squali che comunque invadono le spiagge in America, aggrediscono anche le persone, solo Pulci ha fatto quell'iconica scena con lo zombie e lo squalo che fanno la lotta, che per me è un cult quella scena, è fantastica. Allora, Davide ci dice mega calto lo squalo, lo vedo sempre prima di andare al mare, così mi aumenta l'adrenalina. Ah, vedi, tutto al contrario, tu, bellissima Maya, ci dice, ecco Tommaso, riferito a Alex. Grazie Tommaso. Ci serve una barca più grande, figlio del Juventino, Sharknado, ci dice Saso. Francesco, a te.
Lo squalo, come dicevo prima, già un altro capolavoro di questi tre di cui stiamo parlando, un capolavoro, è un altro prototipo appartenente sempre al genere Coengence, stavolta in maniera differente, perché Hitchcock parlava di un'invasione, qui parliamo di un singolo animale di dimensioni sproporzionate rispetto a quelli che conosciamo nella realtà, che attacca appunto in questa cittadina, in questa isola di Amity, dove c'è lo sceriffo Brody interpretato da un grandissimo Roy Scheider, che si accorge del pericolo, come al solito il sindaco, per non rovinare la stagione estiva, per i soldi e tutto, non lancia alcun allarme, finché poi non c'è il morto, appunto muore il bambino, la mitica scena del bambino col materassino che schizza sangue ovunque quando viene la abbastanza... si chiama Alex. Piuttosto crudele la scena, ecco. Secondo me è la vetta più alta raggiunta da Steven Spielberg, è il suo film migliore in assoluto, a dimostrazione che Spielberg comunque quando fa l'horror lo fa bene, perché se vogliamo anche nei primi due Indiana Jones, ma anche nel terzo, ci sono quei picchi di horror dentro che funzionano alla grande, e lui quando faceva il cinema horror, anche con Duel, che non era propriamente un horror, era un thriller, lui quando fa le cose di tensione, quando fa le cose di horror, ci sa fare alla grande. Lo squalo secondo me è la sua vetta più alta in assoluto, ha generato tante imitazioni, lo diciamo, Dania, la più bella in assoluto è Tentacoli, non mi venite a dire l'ultimo squalo di Castellari che fa schifo, l'ultimo squalo di Castellari, e dite tutti che è bellissimo, io cioè, non mi piace più niente. Tentacoli è la migliore in assoluto, la rivedo anche più volentieri dello squalo, sebbene ritenga lo squalo la vetta più alta di quel filone. E poi non dimentichiamo gli ottimi effetti speciali. Lo squalo del film di Spielberg era uno squalo appunto meccanico, ancora oggi è veritiero da morire, molto più di tutti questi squali digitali che abbiamo visto negli ultimi anni, più e meno demenziali, da Shark Attack a Sharknado e tutti gli altri, che comunque toccano già altri generi, perché andiamo verso la parodia. Sì, sì, per carità di Dio. Infatti, Alex. Velocissimo, beh, considero anch'io questo un capolavoro, ne parlavo proprio oggi che avevo il film sopra il tavolo con un uomo di una certa età che diceva che all'epoca era andato a vederlo al cinema e lui con suo fratello non erano più entrati in acqua e proprio c'era questo terrore che poi si è rimandato per varie generazioni, di questo parlando nel 75, come influenzava il cinema all'epoca, che purtroppo non lo fa più il giorno d'oggi in quanto c'è poca empatia con i personaggi. Non è un cult, è un capolavoro secondo me, punto. E poi infatti, come dice Francesco, tra l'altro lo squalo ha proprio portato un sacco di imitazioni, cioè no, non tanto di imitazioni, ma c'è stato proprio l'animal movie praticamente è nato, sì. Si è scatenato in quegli anni. No, Francesco? Sì, negli anni 70 erano i due filoni, il disaster movie e l'Eco Vengeance. Praticamente alla fine l'Eco Vengeance era un disaster movie con gli animali assassini, perché i principi erano gli stessi, sempre l'inquinamento, l'essere umano che se ne frega della natura. Nei film Eco Vengeance si scatenava l'animale, nei disaster movie c'erano i terremoti, le valanghe, gli incendi e tutto quello che insomma poteva causare questo tipo di noncuranza da parte dell'essere umano. A me terrorizzava te il film? Cosa? Come? Chiedeva di dire se era invecchiato bene questo film, lo squalo, ancora oggi è moderno? Assolutamente sì, secondo me. Come dice Francesco, piuttosto di questi nuovi squali super digitalizzati, io preferisco lo squalo meccanico che fa più effetto, secondo me. E poi il bambino che si chiama Alex, ne ero terrorizzato da piccolo, e se magna pure il cagnetto, se magna. Infatti. No, è terribile. Cioè, trauma pure Tula si è mangiato lo squalo. Allora, tanto per cominciare, vi ricordo che ovviamente Ora l'attenmenta tornerà martedì prossimo, poi vi diremo ovviamente di cosa parleremo domani. Radio Gab tutto dedicato, a parte c'è Barbara Baraldi che dovrà presentare il suo ultimo libro e quindi sarà ospite domani sera Radio Gab, ma domani tutta dedicata alla soundtrack di Profondo Rosso. E poi giovedì sera, eccezionalmente non alle 21.30 ma alle 22, già allora parleremo della scomparsa di Denise Pepitone e Angela Celentano e più di un caso internazionale, come tutti i giovedì sera
trattato in primis dalla nostra Ilaria Lando. Quanto mi piace chiamarla Lando, perché Ilaria Lando suona bene, non lo so perché. Capito? Come Francesco Lomuscio, senti, Francesco Lomuscio! Suona bene. Allegria, allegria! Sempre più in alto! Saluto, due, tre! Allora. E la prossima volta di cosa parleremo? Di te che te fai moro. Allora, detto ciò, salutiamo salutiamo la nostra Alice Vampira Lilith, Francesco Lomuscio, detto Mister Banzina, e Alessandro Sbado Sbabo, e detto Rising Terror. Ciao. Ciao ragazzi, buona serata.